Siamo in compagnia di Michael Capati, atleta al secondo anno di Esordienti del Team Bike Chiesa Nuova. In questa stagione sono tre le gare che hai fatto una vittoria, un terzo posto e un secondo posto oggi. Raccontaci queste prime tre occasioni che hai avuto per misurarti con i tuoi compagni di avventura. Beh, la prima corsa a Spoleto c'erano i corridori più, so dire, un po' più forti. E cioè, è andata bene perché sono riuscito a battere anche Esposito che ha fatto anche quarto agli italiani, quindi è un buon corridore. E niente, è andata bene. Invece per quanto riguarda la corsa a Montevarchi, il terzo posto poteva essere anche un primo posto, solo che sono stato sfortunato perché ne ho perso il finale, ma ho rischiato di cadere, ho perso un po' di posizione e per rimontare è stato difficile. Invece nella corsa di oggi, Arezzo, lì ho sbagliato proprio io a fare la volata che l'ho fatta troppo lunga, infatti poi nel finale, verso la fine, ho accusato. E infatti oggi diceva una volata un po' troppo lunga e hai pagato lo sforzo. La prossima settimana sarai ancora una volta in Toscana, a Gracciano di Montepulciano, un arrivo particolare in salita. Cosa speri per questa manifestazione? Beh, per la gara a Montepulciano, quella lì ci punterò a vincerla perché è una corsa importante, poi, cioè, è importante per me più che altro pure perché è una corsa in salita e io già le preferisco, quindi se non riesco a rivincere nelle gare con l'arrivo in salita così. E quindi niente, punterò a vincerla e niente, punterò a vincerla. Michael Capati, quindi ci sembra Un di capire saluto. al team manager Davide Santarelli. Lo ringrazio perché ha molta fiducia in me e spero di dargli molti risultati e buone soddisfazioni.